Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Proviamo il nuovo aggiornamento di Forza Motorsport, ovvero l'aggiornamento che ci permetterà di correre sulla pista di Brands Hatch. Beh, effettivamente ci sono una marea di novità su questo gioco. Ho visto che sono state ripensate le penalità, parecchie cose che non andavano proprio bene. Sembra che siano state ripensate, quindi in futuro lo proveremo di nuovo anche online. Chiaramente è probabile che potremmo fare anche un test delle gare online direttamente dal PC, perché tanto abbiamo il Game Pass pure sul PC e quindi di fatto i giochi che abbiamo sull'Xbox li possiamo riscaricare anche sul PC, e questa è già una grande notizia. Vediamo adesso di fare una prova sulla pista di Brands Hatch, un circuito che mi piace. Chiaramente è una pista molto stretta e quindi favorisce i casini, i bordelli, le tamponate sono all'ordine del giorno. Però se trovi gente seria per giocare ti diverti da pazzi, perché Brands Hatch è un circuito storico, ci correva la Formula 1 ed era straordinario. Come al solito, prima di partire invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Se volete lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends. Mi potete aiutare se volete raccogliere fondi a donare in beneficenza, trovate il link di PayPal in descrizione. Pur un euro donato specificando beneficenza andrà a un ente certificato a fine mese. C'è l'aiuto e il sostegno al canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e a migliorarsi sempre di più. È importante, ragazzi, sostenere un creator piccolino come me, perché poi vedete, porta roba che può essere utile a tutti quanti. Anche là specificate donazione canale. Allora, andiamo gara. Carriera. Scusate, non dobbiamo fare la carriera, però ogni tanto me ne vai di... Allora, configurazione evento, andiamo a vedere. Io prima avevo acceso, avevo visto, perché per essere sicuro ci fosse effettivamente Brands Hatch. Prendiamo la Ferrari. Allora, facciamo un test di guida per iniziare. Brands Hatch, meteo, sereno. Gli è pari, vai. Con la nostra Ferrari, di cui abbiamo anche il volante. Sbagliato. Lo proveremo con diverse vetture. Però buono che continua a mettere le piste. Forza, al contrario di Gran Turismo che si è fermato non so quanto tempo fa. Mamma mia, questa macchina è proprio inguidabile. Va bene, vediamo un po'. Si parte. C'ho un sovrasterzo pauroso. Bella ragazzi, bellissima sta pista. Beh, devo dire è fatta bene, dai. Sia per dimensioni, sia per estetica, non è male. Il problema è che sto gioco è sempre un po'... C'è una guidabilità sempre molto molto artefatta, si capisce proprio. Fatta veramente bene, ragazzi. Dai, una bella aggiunta che può dare varietà a questo titolo. Adesso direi di provarla, sta pista, con una macchina un po' più potente, tipo WEC. Io non lo so l'ultima volta che ci ha corso il WEC qua, o se ci ha corso mai. Sono uscito. Vabbè. Allora, capiamo. Abbiamo la Cadillac. And in the Zers. E dopo facciamo una gara con la Formula 1, andiamo.
The 9-turn Brands hatch layout is technical and lightning fast. It's critical for you to swing wide when exiting each turn to maximize your speed. Partiamo. Minchia, questa spaccata in lacca. Si guidano strano su certe macchine. Mamma mia. Questa macchina è enorme per una pista piccolina come questa. Ah, tosta. Allora ragazzi, sì, si gode ed è bella da guidare anche con una vettura WEC, perché è una pista, vedete, sali, scendi, tante curve. Fatto veramente bene, cioè Brands Hatch a me piace come pista. Il problema è che giocandoci online spesso e volentieri succedono i bordelli, succedono i casini purtroppo. Ma ci facciamo una garetta con la Formula 1. Presumo la Ferrari 90. Ah, vedi, è uscita una Lamborghini. Sono le macchine pure, vedete. Dovrebbero essere inserite macchine un po' più belle. Però ammetto, l'impegno c'è. Di questi qua. Mettiamo due giri e mettiamo 10 avatar. Mettiamo una difficoltà. Non lo so ragazzi quanto si mette in difficoltà. Premo così. Che bella sta Ferrari. Si parte, Franz. Troppo bella. Madonna, che bella, ragazzi. Quanti che roba. Scusate. Oh. Oh minchia, meno male che avevamo messo la meno aggressività del bot. Pazzesca una pista. Pensate che negli anni 80 ci si correva con le macchine turbo di quell'epoca, che avevano potenze spropositate. Oh merda, va bene. Ho accelerato un po' troppo. Oh. La frazza guidabilità di sto gioco rimane molto particolare. È un po' frustrante, voglio essere sincero. La macchina non si riesce mai a inserire bene in curva.
Capisco, mi fa gli assetti, ma comunque è proprio il modello di guida deficitario. Adesso arriva. Giri, la macchina va dritta. C'è proprio, boh, non lo so, poca sensibilità dello sterzo. Sempre i soliti problemi, va. Un gioco molto battato. Purtroppo, vi dico la verità, a livello di guida il gioco mi piace di meno. A livello proprio di guida abilità. Però apprezzo lo sforzo della pista. Apprezziamo lo sforzo della pista e di aver fatto proprio un bel lavoro, perché comunque un tracciato iconico, bello. Giusto che l'abbiano implementato in questo, su questo titolo. E vediamo un po' se anche Gran Turismo si risveglia un po' e ci fa vedere qualche pista nuova, perché siamo stufati di giocare sempre le stesse cose. Promosso il gioco in questo momento con questa pista. E ci vediamo nei prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao, aglio. Wow!